Negli ultimi giorni i server di WhatsApp sono andati down due volte. È una cosa alla quale gli utenti si sono praticamente abituati, cosa che però non conoscono assolutamente gli utenti di Telegram, il principale antagonista di WhatsApp, che con l'ultimo aggiornamento ha fatto altri passi in avanti. Sono state introdotte tantissime novità nell'applicazione per la messaggistica istantanea, a mio parere migliore che c'è, e in questo video ve le farò vedere. Ci focalizzeremo però su una cosa, diciamo, rivolta un po' a tutti gli utenti, perché oltre a quello che vi farò vedere sono state introdotte altre novità un po' più per nerd, ma oggi vi farò vedere proprio come funzionano i videomessaggi in Telegram e come si può registrare un videomessaggio o un messaggio audio senza dover tenere più premuto il tasto di registrazione. Questa è una cosa comodissima. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Per utilizzare queste nuove funzionalità dovete aggiornare Telegram all'ultima versione, gli aggiornamenti ovviamente li troverete nel Play Store e in App Store. Ci focalizziamo un secondo sui messaggi vocali. Sappiamo tutti che tenendo premuto l'icona in basso a destra, quella del microfono, partirà la registrazione del messaggio vocale. Una volta lasciata l'icona, il messaggio verrà inviato. Ma vedete, è comparsa una nuova icona, questa forma di lucchetto, ed effettuando una gesture verso l'alto, la registrazione del messaggio vocale partirà e continuerà anche se non si preme il pulsante. È possibile selezionare annulla per annullare la registrazione. Selezionando questa icona verrà inviato il messaggio vocale, e c'è anche un'altra icona, l'icona stop. Selezionando l'icona stop si vedrà un'anteprima del messaggio vocale e lo si potrà anche ascoltare prima di inviarlo. A questo punto inviamolo, ma non finisce qui. Con un tap veloce sull'icona del microfono vedete che l'icona cambia. Perché? Perché a questo punto si attiva la registrazione dei messaggi video e il sistema è praticamente identico. Se si tiene premuto si registra un messaggio video con questa interfaccia grafica, e questa è l'interfaccia grafica dei messaggi video. Lasciando ovviamente il messaggio verrà inviato, ma non finisce qui. Utilizzando la stessa gesture che abbiamo utilizzato per i messaggi vocali possiamo registrare un messaggio video senza tenere premuto il tasto, il che ci permette anche di cambiare la fotocamera. E ovviamente selezionando questo tasto qui, il tasto stop, adesso vediamo se lo becco, potete vedere un'anteprima del messaggio video che avete registrato e lo potete anche tagliare, magari eliminando la parte iniziale, la parte finale, come vi pare. Premendo il tasto invia, il messaggio video sarà inviato. Un'altra cosa molto bella, la riproduzione dei messaggi video continua anche con il picture in picture e continua anche in background. Se ci sono più messaggi video, il sistema li riprodurrà in ordine cronologico. Oltre a queste funzionalità sono state introdotte altre novità veramente molto interessanti. I bot, per esempio, possono adesso ricevere i pagamenti da parte degli utenti. È stata introdotta una modalità di visualizzazione rapida per i siti che supporterà inizialmente poche piattaforme, ma che con il tempo, proprio come è successo con Facebook, incomincerà a supportare praticamente tutti i siti. È stata introdotta una nuova modalità per i messaggi video pubblici, cioè anche chi non ha Telegram tramite una piattaforma potrà visualizzare tutti i messaggi video che si mandano grazie a un link che li connetterà direttamente al server. Insomma, le novità di Telegram sono tantissime. Io non capisco perché le persone continuino a utilizzare WhatsApp quando c'è un'applicazione come Telegram stabile, sicura e con tutte queste funzionalità. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.